Allora, io sono Alessandro Fiorindi, sono il direttore della Pisamo. La Pisamo è l'azienda di mobilità del comune di Pisa. L'intervento che è stato pubblicizzato, è stato un attimino fatto vedere, è l'intervento relativo al People Mover. People Mover è un collegamento attraverso una rotaia e una fune di vincolo, insomma, fra l'aeroporto di Pisa e la stazione di Pisa Centrale. È un intervento importantissimo per la mobilità, perché consente la realizzazione anche di un parcheggio scambiatore nella stazione di interscambio della tratta, parcheggio scambiatore di 1500 posti auto che intercetta tutti i flussi di traffico che vengono da Firenze, da Laureda, da Livorno e da Viareggio, in sostanza. Quindi si pone, diciamo, all'interno del sistema della mobilità di Pisa come uno degli interventi più importanti. Oltre a questo, ovviamente, c'è una facilitazione, diciamo, dell'accesso all'aeroporto e dalla stazione stessa con un mezzo che è un mezzo con altissima frequenza. Si sta parlando di frequenze di 5-8 minuti, di gestibili in funzione delle varie situazioni e di una capacità di trasportistica di circa 1000 passeggeri per ora. L'intervento complessivo è un intervento che costa all'incirca 35 milioni di euro per quanto riguarda la parte People Mover e il resto, per arrivare a 68, sono interventi per la realizzazione del parcheggio e per la realizzazione di nuove viabilità e di nuove piste ciclabili e verde. Il complessivo dell'intervento, diciamo che noi abbiamo fatto una gara europea per la realizzazione di questo intervento qui. A questa gara europea hanno partecipato due cordate molto importanti, cordate a livello internazionale, che fanno questa tipologia di collegamenti. Per quanto riguarda la parte economica, non ci sono, diciamo, spese da parte dell'amministrazione pubblica, perché si sta parlando di una concessione per la progettazione, realizzazione e gestione. In sostanza, oltre un finanziamento europeo che ci ha premiato, la notizia è di qualche giorno fa, c'è anche un finanziamento di tipo privato, cioè chi ha vinto la gara mette, diciamo, i soldi per poter fare le realizzazioni. E come le ammortizza? Le ammortizza attraverso la gestione trentennale del servizio, che ovviamente è un servizio a tariffa, c'è la tariffa per quanto riguarda parcheggi e scambiatori e c'è la tariffa per quanto riguarda il People Mover. Per cui, incamerando per 30 anni queste tariffe qui, avendo valutato un volume di traffico di un certo tipo per ogni anno, è stato progettato che nei 30 anni riprendono l'intervento, la ditta riprende in pratica l'intervento da un punto di vista finanziario. Per cui, diciamo, non ci sono spese per quanto riguarda la collettività, e questo credo che sia uno degli aspetti fondamentali, risolve nella risoluzione di un problema di mobilità come c'era e come c'è a Pisa.